poeta e drammaturgo, commediografo e consigliere di potenti, scrittore satirico e scopritore di talenti nel mondo vivace della prima metà del Cinquecento. Gli Uffizi di Firenze dedicano a Pietro Aretino una mostra unica fino al 1 marzo 2020. Era nato nell'anno della scoperta dell'America, nel 1492, figlio di una cortigiana. Oggi noto principalmente per i suoi scandalosi sonetti, è stato una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento. Un intellettuale assai temuto da signori ed alti prelati, amico del condottiero Giovanni dalle Bande Nere e del cardinale Giulio de' Medici, corrispondente di Raffaello e Michelangelo, Sebastiano del Piombo, Tiziano e Tintoretto. La prima mostra dedicata a questo grande personaggio del Cinquecento, che non era solo uno importante critico d'arte, ma in un certo senso l'inventore della critica d'arte come lo conosciamo oggi. Questa presenza di Aretino all'interno del mondo dell'arte è documentata sia sul versante delle opere, le opere che Aretino realizza, opere letterarie, sia sul versante delle opere figurative. Attento stratega di marketing comunicativo, Pietro Aretino promosse la sua immagine con dipinti, medaglie, stampe, libri, oggetti griffati, con il suo nome e il suo volto, arrivati fino a noi e grazie ai quali conosciamo meglio il sagace intellettuale toscano.